È necessario andare indietro nel tempo, alcuni milioni di anni fa, e immaginare come da allora ad oggi nel bacino del Mediterraneo e quindi sui peloritani, posti al suo centro, siano cambiate le condizioni climatiche, il livello del mare e la morfologia del territorio. Nel Miocene, tra 25 e 7 milioni di anni fa, nel Mediterraneo, il clima è tropicale umido. I peloritani sono coperti da una vegetazione di tipo tropicale, di cui nel nostro territorio rimangono oggi solo pochissime specie, considerate piante relitte del terziario, come l'alloro, il tiglio, la palma nana, la felce bulbifera e la stelide a foglie lunghe. Alla fine del Miocene, nel Messiniano, 7 milioni di anni fa, si ha la chiusura dello stretto di Gibilterra. Il mar Mediterraneo, isolato dall'Oceano Atlantico, è soggetto ad un parziale prosciugamento. Le temperature rimangono elevate mentre la piovosità si riduce drasticamente. Il clima diviene tropicale arido e la maggior parte della fauna e flora di tipo tropicale umido scompare. La Sicilia viene a contatto con i territori del Nord Africa, consentendo ad alcune piante di queste regioni di diffondersi anche nel nostro territorio. Ne sono un esempio il panico di Tenerife e la linaiola siciliana, ancora oggi presenti nell'area dello stretto. Nel Pliocene, tra 7 e 2 milioni di anni fa, in seguito alla riapertura dello stretto di Gibilterra, si afferma il clima mediterraneo, caratterizzato da siccità estiva e temperature medie annuali minori rispetto a quelle dell'era precedente. La maggior parte del territorio viene occupata da specie tipicamente adatte a questo nuovo clima, ossia le piante della macchia mediterranea, come il leccio, il corbezzolo, l'erica, il lentisco e l'euforbia arborescente. Le glaciazioni dell'era quaternaria, tra 1.800.000 anni fa e 16.000 anni fa, hanno determinato un enorme aumento delle calotte glaciali, con conseguente abbassamento del livello dei mari. In questo periodo si ha la migrazione dalle regioni del Nord Europa e dai Balcani di piante che, al lento avanzare dei ghiacciai, si spostano verso sud grazie alla dispersione delle spore e dei semi, giungendo fino alla Sicilia. Ne sono un esempio la platanthera, l'equiseto massimo, la campanula graminifolia siciliana e la fritillaria messiniana. Alla fine del Burniano, con il ritiro dei ghiacciai dell'ultima glaciazione, 100.000 anni fa, il bacino del Mediterraneo assume la fisionomia attuale. Con lo stabilizzarsi delle condizioni climatiche, anche la flora diviene stabile, giungendo fino ai nostri giorni. Lentamente, quindi, la nostra flora si è arricchita di specie qui giunte dall'Africa, dalle regioni Egee, dalle regioni fredde del Nord Europa e dalla penisola iberica. Alcune specie di climi caldo-umidi sono sopravvissute al freddo delle glaciazioni, trovando rifugio proprio nelle strette vallate dei Peloritani e dell'Aspromonte. La flora attuale è perciò il risultato della selezione, operata dai cambiamenti climatici, sulle specie che nel tempo sono giunte, si sono adattate e sono sopravvissute ai naturali processi di estinzione. In tempi recenti sono state introdotte dall'uomo numerose specie esotiche, provenienti da altri continenti, alcune delle quali si sono naturalizzate, divenendo anch'esse elementi caratterizzanti del nostro paesaggio. Sono esempi tipici il fico d'India, l'agave americana e l'agave fisalata, originarie dell'America centrale, la robinia, originaria del Nord America, l'ailanto, originario della Cina, e la cetosella, originaria del Sudan.